Si chiama Oasi Officina Aretina della Solidarietà Internazionale ed ormai da anni, grazie ad un gruppo di pensionati, si occupa di ridare nuova vita ad attrezzature da rottamare. Ci siamo riuniti per recuperare attrezzature che altrimenti venivano rottamate, quindi dismesse, recuperate, messe a nuovo e regalate a chi ne aveva bisogno, associazioni locali, ma molti progetti li abbiamo fatti in Africa. Burkina Faso, in Benin, in Sierra Leone, e sono stati dei progetti che seguiva Franco Bettoli di Emmaus e che aveva dei rapporti diretti con queste località. Quest'anno l'associazione ha invece pensato alla Caritas diocesana, alla quale ha donato 4.000 euro. La solidarietà che può davvero cambiare e rendere migliore il mondo. Non potendo fare questi progetti importanti perché le forze sono un po' diminuite, quindi avevamo un po' di denaro, ci è sembrato opportuno destinarlo alla Caritas per aiutare le famiglie in stato di necessità, perché dei bisogni ce ne sono tanti. Sono quelle attenzioni che a noi fanno particolarmente piacere, perché nascono dal cuore, dall'uso delle mani, dall'uso dell'intelligenza, e queste persone dedicano il loro tempo a recuperare dei mezzi per rimetterli a disposizione della collettività. È un po' quello che cerchiamo come Caritas e Associazione SICHEM di fare con le persone più in difficoltà, cioè di accoglierle, di provare a rimetterle in carreggiata e anche di renderle di nuovo autonome e indipendenti. Questa attenzione è particolarmente gradita perché andrà concretamente ad aiutare famiglie aretine che in questo momento stanno attraversando delle difficoltà.